Bentrovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto sulle orme della Seconda Guerra Mondiale, anzi, a dirla tutta, sulle orme del Vallo Alpino. Mi giro di spalle e davanti a me ho la catena montuosa all'interno della quale spicca il Monte Bianco. E qui, proprio qui, sul piccolo San Bernardo, si trova questa insegna che testimonia la vita di stenti, di fatica che conducevano i soldati, i nostri soldati, nella Seconda Guerra Mondiale. Questa zona infatti doveva essere la zona del Vallo Alpino Occidentale, anzi proprio questa zona doveva avere un nome altisonante, il Vallo Alpino del Littorio, e qui si trovano bunker e resti di fortificazioni. Per capire a livello di costruzioni, a livello di qualità della vita dei nostri soldati, cosa accadesse negli anni a cavallo tra il 1943 e il 1945, basti guardare come è fatto questo bunker. Ricoperto ovviamente poi nel tempo anche da muschio, da erba, quindi in grado di mimetizzarsi perfettamente con i rilievi, in realtà ora scendo con voi, di questo bunker restano alcuni ammassi, ma vediamo un po' meglio e pensate alle rigide temperature dell'inverno che cosa noi potessimo trovare. Ora scendo a piedi in questo percorso un pochino scosceso e cerco di mostrarvi come si trovasse, in che stato si trovasse il bunker. Eccoci qua. Purtroppo c'è anche l'inciviltà dell'uomo, poi protrattasi nel tempo, ma immaginate questa fortificazione, questo ingresso angusto, il pertugio che andava poi a condurre all'interno del bunker dove si viveva nell'umidità, con il cibo a disposizione sino ad esaurimento, perché qui occorreva poi portarlo. Guardiamo anche un pertugio, eccolo qui, dove si può vedere un canale di scolo, e qui siamo coperti, avvolti dalla montagna, e questo è quanto è realmente accaduto, in realtà come tappa della storia di due paesi, quindi l'Italia in questo caso e la Francia, e nell'insegna che avete appena visto, riportando le parole di un soldato testimone di quel tempo, qui si viveva veramente al freddo, con la polmonite, nell'umidità, e si sentivano eventualmente avanzare i carri armati che giungevano dalla Francia. Dal Col du Petit Saint-Bernard, il piccolo San Bernardo, è tutto, vi invito a percorrere questi luoghi sulle orme della Seconda Guerra Mondiale. Ancora un saluto dal vostro Andrea Cartotto per il Cartotto Educational.